questa domenica ricorre la solennità di tutti i santi, 1 novembre, in cui la Chiesa ci chiede di festeggiare tutti coloro, anche se non ne conosciamo i nomi, anche se non sono quelli che stanno sul calendario, tutti coloro che vivono nella gioia beata del cielo, avendo compiuto il loro pellegrinaggio terreno secondo la volontà di Dio, quindi vivendo nella vita della grazia, accettandone il perdono. Questa festa stessa ha intrinsecamente un valore pedagogico, perché porta il cristiano a riflettere su quello che è il fine, la meta del suo cammino. Noi non siamo cristiani in questo pellegrinaggio terreno solo perché in qualche modo ha una sua bellezza il fatto di vivere secondo il Vangelo. Certamente vivere secondo il Vangelo ha una sua bellezza e ci consentirà di avere, dice il Vangelo stesso, il centuplo quaggiù, ma il fine, la meta, è la vita eterna, è il paradiso. Ecco, qualsiasi educatore, qualsiasi insegnante è chiamato a fare spesso un'operazione di questo tipo, cioè aiutare le persone di cui si occupa a visualizzare il fine ultimo per cui affrontano il percorso educativo, il percorso didattico. Quando all'università io presento il mio corso ai miei studenti, io non presento mai il corso in funzione dell'esame, del voto che prenderanno all'esame, ma cerco, non sempre diciamo con buoni risultati, ma cerco sempre di presentare il percorso che stiamo per affrontare in vista della formazione della persona, in vista di quella che è la forma mentis, la postura mentale che potranno acquisire quando saranno, nel mio caso che insegno pedagogia, educatori o insegnanti. Quindi sempre chi si occupa delle persone dal punto di vista educativo e didattico è chiamato a far vedere il fine per cui si fa quello che facciamo, che è un fine umanizzante, di ricchezza, di umanità. È chiaro che noi non possiamo promettere il paradiso, ma far vedere fini umanamente significativi che diano slancio e forza al cammino che le persone devono affrontare, questo è davvero importante ed è l'insegnamento pedagogico della festività di tutti i santi.